un'operazione alto impatto, città sicure, così come vogliamo chiamarla, per nei quartieri a maggiore densità criminale. Siamo a metà giornata, siamo partiti verso le 14 e quindi il senso della nostra presenza qui congiunta è proprio quello di lanciare un messaggio di sicurezza alla città e all'intera provincia, perché le forze di polizia ci sono, ci sanno essere. L'emergenza più importante è quella di garantire la sicurezza. La sicurezza è, con particolare riferimento alla Guardia di Finanza, la sicurezza economico-finanziaria, quindi non soltanto la criminalità diffusa, ma anche la lotta alla contraffazione, la lotta al lavoro nero, all'abusivismo commerciale, all'evasione fiscale. Abbiamo controllato sia persone fisiche che esercizi commerciali, quindi la presenza dello Stato è a 360 gradi. Il fatto di essere presenti qui vuol dire che l'unione fa la forza, i risultati lo dimostreranno. Questo servizio, come diceva il signor Questore, è nato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quindi la nostra presenza qui, oltre che sostanziale, ha un valore simbolico, perché vogliamo dimostrare che le forze di polizia sono unite, sono molto unite, e siamo qui per garantire la sicurezza dei cittadini pescaresi. Lo sforzo è uno sforzo importante, oggi siamo circa un centinaio di appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Sono servizi che sicuramente ripeteremo. Oggi in particolare sul quartiere di Rancitelli e dove siamo adesso, anche sull'area di Risulta. E chiaramente quando ripeteremo i servizi faremo capire a tutti quanti che lo Stato sarà presente in ogni zona della città, senza tralasciare nulla. Diciamo circa un'ora fa, 229 persone identificate complessivamente dalle tre forze di polizia. Ci sono due cittadini extracomunitari che sono stati individuati e non hanno i requisiti per rimanere sul territorio nazionale, quindi stanno per essere avviati presso i centri di trattenimento, i CARA, di Brindisi e di Bari. Quattro persone accompagnate, abbiamo 10 persone di arresto domiciliare controllate, 128 veicoli, al momento stavamo parlando, persone arrestate sono 8 al momento. Soprattutto si tratta di furti e in materia di stupefacenti, sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri, col concorso anche dei colleghi.